Siamo in collegamento con Gennaro Saiello, consigliere regionale in Campania per il Movimento 5 Stelle. Grazie per essere collegato nuovamente con noi, consigliere, ben trovato. Grazie a voi. Una situazione molto difficile per quanto riguarda l'economia della nostra regione, ma non solo. Voi avete come Movimento 5 Stelle lanciato una proposta, il super bonus regionale, per uscire dall'impasse che si è creata a causa del bonus 110. Sì, assolutamente sì. A inizi febbraio, sulla scia di quanto già stava facendo la Regione Sardegna e la provincia di Treviso, abbiamo presentato e depositato una proposta di legge che rendesse la Regione Campania parte attiva nel circuito proprio legato alla cessione dei crediti, chiedendo ovviamente all'ente regione di farsi carico dell'acquisto, diciamo, dei crediti incagliati, per sbloccare il cortocircuito che stanno vivendo migliaia e migliaia di imprese, diciamo in Campania naturalmente, e poi ovviamente compensare quei crediti con i tributi che la regione man mano versa allo Stato. Abbiamo fatto uno studio approfondito, c'era la possibilità di vagliare anche, diciamo, le risorse e i tributi, quindi capienza fiscale anche delle partecipate come l'EAB, come il settore sanitario e tutto quello che riguarda la regione, però diciamo è arrivata questa doccia fredda poi dal governo centrale che ha bloccato, ecco, di qualche giorno fa è la notizia, la possibilità proprio da parte degli enti pubblici di poter acquisire questi crediti. Ed è un qualcosa che ci spaventa perché nella sola città di Napoli, l'entità dei numeri è veramente un qualcosa di grosso. Parliamo di 800 condomini, 4.000 case già cantierate, ma ferme, e 5.000 imprese circa, insomma, che non vanno avanti perché ovviamente hanno assenza di liquidità e sono già indebitati con i fornitori. È una situazione veramente che rischia di creare una disoccupazione diffusa perché accanto al settore dell'edilizia c'è tutto un indotto, diciamo, notevole, progettatori, insomma, architetti, ingegneri, studi professionali, insomma, c'è un mondo rilevante che ha investito in questa che è stata un'opportunità per il paese, che ha consentito a migliaia di famiglie di poter rivalorizzare il proprio immobile, di renderlo efficiente e comunque di puntare anche a quelli che sono i crismi, che ci impone anche l'Europa, in maniera più stringente, se ne parla in questi mesi. E quindi mi sembra veramente assurdo il fatto che si stia bloccando una misura che ha creato, ecco, PIL in un momento così delicato per l'Italia. Nel 2021 ha contribuito a livello nazionale al 20%, insomma, del PIL. Certo, Quindi c'è il parliamo. rischio concreto che molte famiglie, molti, insomma, stabili rimangano così, insomma, senza poter completare i loro lavori e quindi diventa veramente un problema serio, a rischio naturalmente tantissimi posti di lavoro perché si era creato anche un indotto importante con questo super bonus che indubbiamente forse per il futuro va rivisto perché poi nulla è gratis, di conseguenza comunque il cittadino in qualche modo sarà contribuirà al pagamento di ciò che lo Stato ha dato, però chiaramente bisogna salvare tutto ciò che è stato messo in essere. Assolutamente sì, ogni legge poi calata, insomma, nella fattività può essere migliorata in corso d'opera. Ci auguravamo, insomma, interventi per esempio stringenti per quanto riguarda anche dei fenomeni truffaldini che sono stati riscontrati, così come è stato fatto anche dal governo Draghi che ha messo dei paletti più stringenti, però non ci aspettavamo, insomma, che si andasse verso lo smantellamento, verso, ecco, il blocco. Ha iniziato Draghi a smantellare questa misura e la Meloni ha fatto peggio, sta facendo peggio di Draghi. E ci auguriamo che delle interlocuzioni in corso anche con il settore edile, insomma, si possano trarre anche, diciamo, degli input per trovare una soluzione, perché dobbiamo parlare di soluzioni, non
non di blocchi. Certo, insomma, non deve essere una battaglia ideologica, ma si deve portare a casa la soluzione del problema, perché a rischio ci sono imprenditori, famiglie, imprese e anche, insomma, i cantieri che certamente non sono un bel vedere per la città, che è la regione, che comunque è piena di turisti. Le chiedo un'altra cosa per quanto riguarda gli ex LSU. C'è stato un question time in regione. Hanno un reddito veramente che sfiora la povertà, 380 euro mensili, una situazione assurda. Sono persone che comunque hanno lavorato per 20 anni. Noi parliamo oggi di dipendenti della regione Campania, quindi spiegare anche all'esterno del palazzo regionale cosa accade, diciamo, con queste persone è veramente qualcosa di difficile. Dipendenti pubblici regionali assunti al 30% con una busta paga, come diceva lei, di 380 euro mensili. Cioè, praticamente è qualcosa che mette queste persone nelle condizioni di doversi cercare anche altra occupazione all'esterno. È qualcosa che non mette, diciamo, in condizioni queste famiglie di poter andare avanti. Ed è un assurdo, perché quando nel 2020 a livello centrale con il governo Conte abbiamo fatto una legge, delle norme che hanno superato, ecco, dei limiti che esistevano per consentire agli enti locali di poter accedere anche a delle risorse per stabilizzare questa platea, tanti comuni, la regione stessa ha messo mano a questa situazione e ha fatto dei contratti dignitosi a tante persone. Non si capisce perché soltanto ai 165 che rimangono, ecco, in balia delle onde, è stato, diciamo, concesso un contratto così anomalo. In questa situazione anche i sindacati, quando hanno firmato questo accordo, voglio dire, come si fa a firmare un accordo per un contratto in un ente pubblico a 380 euro al mese? Voi come Abbiamo. Movimento 5 Stelle andrete avanti con questa battaglia? Fino a dove vi spingerete sinteticamente? Certamente, perché nel mese di dicembre, in occasione della legge di bilancio, avevo presentato un emendamento e poi un ordine del giorno per impegnare la Giunta a trovare le risorse per integrare questa situazione, per mettere fine a questa vergogna. L'impegno c'è stato all'unanimità, a distanza di 2 mesi la risposta dell'assessore alle attività produttive è stata che in questi 2 mesi non è stato fatto nulla né nelle interlocuzioni con il governo né nelle interlocuzioni con gli uffici tecnici per capire se ci sono risorse, economie o se è possibile utilizzare anche le risorse europee per integrare questi contratti. Sicuramente noi saremo da pungolo all'amministrazione fin quando non si mette la parola fine a questa cosa che veramente è ingiustificabile. Allora, consigliere, noi seguiremo anche questa vicenda con i nostri notiziari, per cui lei se ha delle novità naturalmente ci aggiornerà. Intanto la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi.